Da venerdì partirà l'edizione ottava dell'Italian Beach Tour e partirà dalla Prora di Pescara. Quest'anno prevedono 11 tappe, tra cui due nella nostra bellissima regione, sia a Pescara che a Roseto. La partecipazione ci sarà di oltre 1.000 atleti con almeno 100.000 spettatori e la possibilità di raggiungere i telespettatori via social e in diretta streaming almeno di 1.250.000 spettatori. Quindi è un evento che porta turismo, porta innovazione e porta anche ovviamente molte persone a investire nel nostro territorio. Pescara diventa centro del beach volley italiano, abbiamo diciamo, più di 70 coppie iscritte a questa tappa, molte, alcune anche di rilevanza internazionale, abbiamo una coppia slovena che viene, gli è stata data la wild card e che verrà a disputare questo torneo. Abbiamo diversi nomi di rilevanza del palcoscenico italiano, che è la coppia Casadei Caminati. E noi diciamo, presenteremo le nostre coppie locali con dei giovani che sono esponenti importanti della nostra scuola. E il tour diciamo, inizia con questa tappa a Pescara, quindi apriamo la stagione con questa manifestazione. Inizierà venerdì con le qualifiche e poi da sabato diciamo, si inizierà il tabellone che è composto da 20 coppie nel maschile e 20 coppie nel femminile e terminerà domenica con le fasi finali e premiazioni.